Eccoci qua, siamo pronti. Anche oggi dipingiamo in diretta, vediamo che cosa riusciamo a fare. Oggi il soggetto è questo portoncino verde, visto che avete votato per questo soggetto, e vediamo un po' di mettere in pratica quello che abbiamo imparato la volta scorsa anche su come si fa a miscelare diversi toni di verde. C'è il tutorial che è uscito appena prima di questo, una settimana, è sempre una live. Aspettiamo che arrivi qualcuno e poi partiamo. Ok, allora intanto iniziamo a fare il disegno. Questo è il mio solito taccuino, quindi cercherò di tenermi davanti il taccuino come riferimento, più che altro per le proporzioni. Io penso di andare a mano libera, nel caso dovesse servirmi ho qua comunque il mio righello per darmi una mano. Allora, la porta più o meno centrale, la parte della strada circa un quarto. Se diciamo che questo è più o meno la metà, il piano strada sarà più o meno qui. La porta è al centro, quindi diciamo qua. Più basso. Ecco qua. Ciao, ciao Cristina, ciao Francesca. Allora, io ho appena iniziato, sto abbozzando il disegno, sto andando a mano libera. E la foto di riferimento ce l'avete, io ho comunque il righello vicino se dovesse servirmi. È un foglio che sto utilizzando oggi, è un foglio di carta 100% cotone Sanders Waterford a grana fine, forse la mia carta preferite in assoluto. E come non so se avete sentito, insomma, comunque per quanto riguarda le proporzioni del foglio, il piano strada è circa a un quarto di tutto il foglio e la porta è leggermente sotto. E in realtà il disegno forse era anche un pochino più alto, ma insomma possiamo lasciarla così, poi eventualmente la aggiustiamo. Il piano era in leggera pendenza, per cui possiamo andare, ma possiamo anche farlo dritto. Stavolta, guarda, lo facciamo dritto. Così andiamo via lisci.
lo spessore delle nostre tonnelle. Allora, mi raccomando, utilizziamo della carta a grana. Scusate, che controllo un attimo in prospettiva. Sì, ci siamo. Usiamo della carta a grana fine o a grana grossa perché ci aiuta tantissimo nella texture della porta che vogliamo poi dipingere. Allora qua scintiamo le pietre, sempre molto abbozzate, il disegno è molto semplice, davvero lo possiamo gestire come preferiamo noi, insomma, senza dare molto. Sto guardando questo portoncino, forse potrei alzarlo un po', dai, lo alziamo leggermente. Voi sapete che io non sono precisissima quando disegno, per cui se volete le cose fatte bene. Non dovete seguire me. Ho degli in realtà siamo una porta abbastanza diciamo, è importante fare un disegno ben fatto perché è una cosa di cui tutti abbiamo esperienza, per cui non possiamo barare, però io in generale non sono mai precisissima nei miei disegni, quindi voi magari poi farete un disegno molto più preciso del mio. E poi qua abbiamo la nostra massa di foglie. Bene, qui abbiamo detto che c'è una crepa. E poi qua ci saranno gli altri elementi del muro. Allora, a quick recap for my non-Italian followers. So, welcome every day. Welcome today. We are going to paint this little green door. I started to draw it freehand. If you want to be more precise, you can use a ruler. And we have. Proportion more or less are 1/4 of the total height for the platform. The door is a little bit less than 3/4 of the total length, and I'm not very precise. Anyway, if you want you can draw it in a more precise way using a ruler, for example. But the paper I'm using today is standard waterproof 300 GSM knot and pure cotton, of course. I love this kind of texture because it is very helpful when we are going to paint the wood to give the texture of the door. So I think that this is everything for the drawing, and here we have the handles. We can start to paint. Allora, cominciamo a disegnare, a dipingere, scusate, prepariamo i colori. Come al solito, se c'è qualcosa che non è chiaro, scrivetemi. Allora, useremo un giallo limone. I'm going to use a lemon yellow or orange or a cadmium yellow, whatever you like. Userò un giallo limone per la parte sotto del fogliame. There we go. E poi userò del verde, the ceridian, as it is, because we want very bright greens. So usiamo del verde smeraldo perché vogliamo anche dei verdi molto brillanti, ma possiamo usare poi anche un altro verde magari più brillante che ci piace. Then we have some green, verde vescica, e poi abbiamo una tonalità di verde molto scura. Then I want also very dark green for the areas in shade. E qui abbiamo per le zone scure verde smeraldo, blu oltremare,
Molto male, che è un po' secco. Vengo in Chili Spiridion, Ocean Green Blue and Torrent Siena. Eccolo lì, che è arrivato anche tablet. Eccoci. Allora, per gli spettatori, il mio tecnico tablet Android. So here we have a very dark green. Okay. Allora, la prima cosa che facciamo è bagnare. Just think we wet the area of the leaves. We don't need to wet all the paper just right now, but we want to go a little bit below the pencil lines because I want a very furry effect. Allora, bagniamo l'area delle foglie, diciamo, scendiamo fino a un certo punto un pochino sotto la linea delle foglie perché vogliamo un effetto, insomma, un po' soffice, morbido, e poi incominciamo a mettere i nostri colori. Partiamo ovviamente col giallo chiaro. Let's start with the, this is even a bit too bright green blue. È anche un pelo troppo chiaro, ma comunque a scurirlo siamo sempre in tempo. Prendiamo un pennello più piccolo, and go to a smaller brush. Cerchiamo di dare l'idea delle foglie. Possiamo aggiungere della terra di Siena, dell'ocra gialla, giusto per avere dei verdi un po' diversi, di peanut, yellow ochre o siena to our beans, just to get different shades. To vary the greens that we're going to use. L'ho fatto insomma un po' anche al vostro gusto. You can use the green you like, because as I always say to your painting, and you have to be satisfied with what you're painting. Quindi dico sempre, cioè è il vostro dipinto, per cui potete aggiungere più o meno colore a seconda del vostro gusto, eh. Dovete amare, vi deve piacere quello che state facendo. Questa prima parte è tutta bagnato su bagnato, e non c'è un vero e proprio schema, se non andiamo un po' a braccio. It's all wet and wet, we haven't got a precise scheme, we just go and let the color flow on the paper and see what we get. But we have no precise intention, we just want to create colors and let them flow on the paper clearly. Facciamo
scorrere il colore così com'è, lo usiamo un po' puro, un po' miscelato, un po' per creare la massa del fogliame che preferite. Tutto chiaro fin qui? Everything alright? Eccola, ciao Lara, benvenuta. Abbiamo proprio appena iniziato, siamo appena partiti. Stiamo mettendo via il fondo di queste masse di foglie verdi. Non preoccupatevi della forma delle foglie, eh? La forma delle foglie la vediamo dopo. Don't worry about the shapes of the leaves because we are going to. This is just the first wash. We will see the shape, we will try to structure that in a better way with the second wash, but not with this first one. This one, it's just about the main masses. You can use lemon yellow if you want, pur here and there. Potete mettere giallo limone così com'è nelle aree dove magari siete stati, mi sembra, insomma, ci sia bisogno di illuminare un po'. Tanto poi a scurire siamo sempre in tempo. Il giallo limone è un colore opaco, per cui va tranquillamente sopra anche dei colori un pochino più scuri. So you can use lemon yellow if you want, you can add it to the areas where you think maybe it's gonna be too dark because it's an opaque color, so you can cover a bit what's underneath and help things to come out. Mentre si sta asciugando, so now you will leave this to dry. Okay. We can start to paint the door in itself, and it has a very different kind of green because it's a man-made green, so it's not as bright as this, that's the foliage on one side, but it has a very nice shade of green. Allora, il verde adesso lo lasciamo asciugare, intanto che asciuga ci occupiamo della porta del piano strada e dovremmo riuscire a fare tutto in un'unica soluzione. Allora, il verde del portoncino è un verde che è un verde sintetico, una vernice fatta dall'uomo, quindi sicuramente non ha la stessa brillantezza o diciamo gli stessi toni del verde della vegetazione, ma è un tono di verde molto bello. Questo tono di verde come si ottiene? Noi lo faremo mescolando del verde smeraldo. We are going to use viridian or emerald green or tall green. E andremo ad aggiungerci del blu di Prussia, we will add Prussian blue or tall blue. Potete usare anche del blu ftalo se non ce l'avete, il blu di Prussia. E vedete che si forma questo colore, un po' verde acqua. You get this color. Ok. Now, to calm it down, adesso per schiarirlo un attimo, andiamo a metterci una puntina di ocra gialla o di terra di siena naturale. Now we are going to add a bit of yellow ochre, but you can use also a bit of raw sienna if you have it. And then we get this kind of green. Let me see if I like it. Guardiamo se mi piace. Sì, direi che mi piace. Ok, it's okay. Now, to get the texture of the wood, we are going to take a flat brush. Per fare la struttura del legno della porta, ci avvarremo di un pennello piatto. E
lavoreremo per nello asciutto. Perché? Perché vedete qua che ci sono delle aree bianche, il legno non ha una superficie liscia, uniforme. Noi vogliamo usare a nostro beneficio, a nostro vantaggio, la grana della carta e vogliamo mettere in risalto, già con le prove pennellate, il fatto che questa porta è vecchia, che quindi la vernice è un po' irregolare, che anche le assi sono un po', diciamo, sconnesse tra di loro. So we are going to paint the texture of wood using flat brush, and we are going to take advantage of the texture of the paper, of the tooth of the paper, because we want to give this weathered look to our door, and we want it to be very imperfect, very not very precise, because it's an old one. And you can see that the color has also come away in certain points, just to give to have it more realistic. Allora, è tutto chiaro? Avete pronto il pennello? Posso andare? Devo fermarmi e aspettare un secondo. Aspetto feedback da parte vostra. Se va tutto bene, partiamo. Ok, probabilmente siete molto impegnati a dipingere, quindi andiamo. Here we go. And this is, as you can see, wet and dry, but I'm trying to create the texture of the wood going up and down with my brush. Come vedete, sto cercando di ricreare le venature del legno della porta, che non è per niente precisa, perché muovendo il pennello su e giù. Ok, so. Ah, buongiorno Riccardo, benvenuto. Allora, adesso mentre asciuga anche la porta, ci occupiamo della parte intorno. Quindi diciamo che mentre sta asciugando la parte del fogliame, mentre sta asciugando la porta, noi cerchiamo di completare il resto per non perdere tempo. So, now we are going to leave the foliage to dry. The door is drying, and then we try to tackle all the surrounding area so that we can move from one point to the other of the painting, and we don't abide time. Quindi cerchiamo di non sprecare del tempo. Dobbiamo fare un colore grigio. Oh, c'è anche Armida, grazie mille per essere passata qua per salutare. È stata gentilissima, grazie mille. La live comunque resta salvata sul canale, per cui la potete recuperare quando volete. Poi se ci sono delle domande, come al solito lo sapete che mi potete scrivere in DM o sull'account Facebook o sull'account di Instagram. Allora, stavo dicendo che facciamo un grigio per la parte, insomma, del muro, e sarà il nostro solito grigio che faremo con dell'indigo o del blu oltremare, e un pochino di ocra rossa o di terra di Siena lucciata, come preferite voi. So now we're going to mix, the gray color for the walls and the pavement and the stones that we have here. And I'm going to mix indigo with burnt sienna, or blue ultramarine with burnt sienna or red ochre, depending on what you're having on the palette. Anyway, we want this kind of gray, which is not very dark, but it's full of light and of shades. È un blu, comunque diciamo un grigio pieno di sfumature. Benvenuta anche a Flaminia,
Come dicevo prima, non c'è nessun problema perché la live resta salvata, per cui intanto se siete arrivati qui, benvenuti, grazie mille per essere passati. Se ci sono delle domande, anche per quel breve tempo che magari riuscite a passare, scrivetemi che così, insomma, mentre dipingo vi rispondo, altrimenti ci sentiamo come al solito in DM. Quindi assolutamente siete tutti benvenuti, anzi io vi ringrazio di cuore per stare qui a dipingere con me e farmi compagnia. Allora, io sto usando del blu oltremare francese qua, ma potete usare, come vi dicevo, anche un indigo, tutto quello che ho qua. Ci aggiungiamo un po' di terra di siena bruciata, troppa terra di siena bruciata, i colori della Renaissance sono potentissimi, ne basta una goccina. Eccoci qua. Mi sembra un grigio, che però lo voglio un po' più violetto. I like this paper, I want just a little bit more violet. Allora ci aggiungiamo un po' di carminio, di rosso, di alizzarina. You are a bit of rose matter or alizarin crimson, whatever you want. Okay, this kind of gray, it's my, this is my color. Let's use always the flat brush. Siamo sempre con il nostro pennello. È proprio molto, molto grigio. This is my gray. Even a bit too much. It's always wet on dry, eh? Andiamo avanti sempre con il nostro bagnato su asciutto. Vedete come avere una carta con una buona, diciamo, con una grana spessa aiuta. So you see the texture of the paper is very helpful. You can really get the effect you want without too much work with your brushes. La carta ci aiuta molto ad ottenere gli effetti che vogliamo senza poi stare a impazzire con i nostri pennelli. Ci sono domande fin qua perché io poi non so, parlo per conto mio, ma magari voi avete delle domande. Ho usato la punta un pochino più grande, adesso facciamo una. Now we go for the wall. So as you see, nothing is very precise, non c'è niente di preciso, dobbiamo dare questa idea di un muro un po' scrostato, un po' vecchio. Ok. Allora qua non è ancora asciutto, ma la porta sì, per cui andiamo avanti con la porta. So, if the door is almost dry, we can go on with the door. So, we use the same dark color that we used before.
let's add a bit of blue, because I want a very dark brown. We can use indigo or ultramarine blue and add burnt sienna. Allora, usiamo un colore che non è nero, ma è molto scuro, quindi usiamo il blu oltremare o l'indigo, ci aggiungiamo della terra di siena bruciata fino ad ottenere un colore che insomma è quasi nero, ma non è nero perché ha in sé i riflessi del rosso, diciamo, della terra di siena, il blu, un colore un po' più vivo rispetto al nero. Deve essere abbastanza denso, perché andiamo a fare adesso le parti scostate delle, diciamo, le parti della porta non coperte dalla vernice, per cui dovremmo avere un colore denso. We want it to be very thick, because otherwise it will spread like mud on our paper, and I want also the line not to be very precise, but to be a bit, interrupted by the truth of the paper. So it has to be thick. Usando anche un impasto piuttosto denso, vedrete che il tratto non sarà omogeneo, ma si romperà a causa della rugosità del foglio, e questo ci aiuterà a creare anche quell'effetto di vecchio. Attenzione a non appoggiare la mano su questa parte del foglio, potrebbe essere ancora bagnato. So be careful not to use your hand, and you need to smudge your hand on this part of the paper that can be a bit wet, still wet. I'm using a number 2 round brush with a very good point. Io sto usando un pennello rotondo numero 2 che ha una punta molto molto affilata, una punta eccellente. Non so, vedete? Che non saranno troppo dritte. Andiamo a beccare le imprecisioni che abbiamo lasciato prima difendendo. Perché è tutto chiaro fin qui? Ci sono delle domande? Oh, dove l'ho messo il pennello qua. Eccoci. Possiamo un po' anche coprire se ci sembrano un po' troppe. Grazie.
Design, mentre che questa asciuga, vediamo se è asciutta la parte verde sopra, proviamo con un pennello piccolo, anche in questo caso il verde deve essere molto denso. Adesso quindi you're going to need to chalk this need to be thick. Ed è sempre la solita miscela di verde, vediamo un po', è ancora un po' bagnato. It's too really wet, it's really thick. Controllate l'umidità del vostro foglio. It may be a bit too wet in some areas. Anyway, don't worry, you can just go on. Ciao, eccola che è arrivata anche l'altra Francesca. Come stai, Fra? Poi andiamo avanti a mettere degli altri dettagli, mescolando degli altri verdi. Mettendo questa seconda velatura, diciamo, dove abbiamo le foglie che sono un po' più precise. Per creare la massa, non andremo ovviamente a dipingere ogni singola foglia. So we are not going to paint every single leaf, but we are going to give a bit more definition to these masses. Then we will add a bit of three-dimensionality to the painting, okay? Di fare i piatti, quindi sta a posto, mangiato e digerito. Allora, io sto usando del giallo limone, ma come vi dicevo, potete usare del giallo di cadmio, potete usare dell'aureolina, il colore che vi piace. Possiamo farlo definito, sfumato, come vogliamo, giusto per dare un po' più di profondità le nostre foglie, ma quindi insomma senza la pretesa di essere precisi con una fotografia. As I always say, it's a watercolor, it's not a photography, so if you want a photo, there are wonderful artists that can paint in a hyper-realistic way, which is not my style. And I like to leave the impression of things.
think that that's the beauty of this wooden color. If you like a more precise way of painting, go on. I won't stop. Go for it. Because it's your own painting and you want to, and you need to paint as you like it. Let me push it back. Belli i portali, eh? Sempre un loro fascino. Another thing that you may consider while you're painting masses of foliage like this one is to stop and look from distance of what you're painting, which is not what I'm doing just right now because we are alive and sitting here, but when you are at home, something that is really useful just to understand how many leaves you're putting and if you're covering too much with painting and you're losing lights. Allora, una delle cose che vi invito a fare, che io adesso non faccio perché siamo in diretta, eccetera, però quando dipingete queste masse di foglie così, sono così tante, è bene fermarsi, alzarsi, andare a vedere che cosa stiamo facendo da lontano. E poi riprendere, che magari stiamo perdendo luce o stiamo un po' esagerando. Io adesso cerco di guardare in camera che cosa succede, come viene visto, diciamo, da lontano, ma non è mai come quando dipingo a casa per conto mio. Ok, now. Is this dry? Not yet. Non è ancora asciutto. Possiamo mettere un po' di terra di Siena bruciata così com'è, sempre asciutto, bagnato su asciutto. We can use a bit of burnt Siena as it is, wet on dry, to put in the bricks. Per inserire i mattoni. I really like these flashes of red in this painting because it contrasts really well with the greens. Mi piace tantissimo queste macchie di mattoni rosse, mi piacciono un sacco perché contrastano con il verde che è predominante in questo acquerello, che secondo me danno un po' anche di movimento e di interesse alla struttura. Lasciatevi guidare dalla fantasia perché sono mattoni che si intravedono, quindi non c'è una regola. There is no rule, it's not something to precise, it's my impression, my idea, so really let things flow very, very naturally and very instinctively, by your instinct. I mean, you don't need to be too precise in your lines. Allora, se vediamo di inserire la crepa, tutto the crevices here and here. Poi asciutto, sì. Qui prendiamo un po' d'acqua. Let's soften it, quello di riposa. Yeah, it should have a bit of texture.
Facciamo il colore. Quel color consuming distinction. Sto consumando un sacco di colore per fare questo tono scuro. Tutto chiaro fin qui? Ci sono delle domande? Vedete, cioè, è molto semplice. Non niente di che, anche perché per me le cose complicate non le faccio, non sono capace. Tutto perfetto. E poi vedete questo pennello, andiamo a prendere sempre qua, lo tiriamo, non importa se il tratto si rompe, il suo bello. Quindi dicevo, questa carta ci aiuta a dipingere perché è una grana straordinaria, per cui poi possiamo andare a prendere tutte queste imprecisioni e sfruttarle a nostro vantaggio. E prendiamo sempre un pennello piatto, deciso proprio once again, due insieme, mettiamo un po' di terra di Siena bruciata, poi ci rimettiamo il grigio, una vera per quei due punti di supporto, ok, just to miss it, ottenere questo colore del suolo, si lo stesso è quello che abbiamo, buttate, cerchiamo di farlo un po' più scuro. Ok, qua si è asciutto, se vogliamo incrementare un po' la texture del muro, andiamo su ancora con del grigio. We want to add a bit more texture to the wall. You can use a bit of dry brush again, go on with that until you're happy with your result. Quindi insomma non vi soddisfa quello che avete sul foglio. Se non vi piace, cancelliamo. Ok. Ok, allora vediamo adesso se riusciamo a cacciare dentro sempre il grigio qua. No? We can see this spray mixture in the arc. Use a brush with a good point. Cercate di usare un pennello con una punta, che davvero una bella punta. E poi ci andiamo dentro la parte scura, ovviamente è una parte molto in ombra di un shadow, so we need to be more dark here. So, thank you for coming. I can't meet Cyrillic alphabet. Anyway, thank you so much. We have a special guest from Russia. And thank you so much for appreciating my painting, really. Thank you so much. It's a great honor for me, and really, you don't know how happy I am. Thank you for your kind words from the bottom of my heart, really. Okay.
Allora, mentre sta asciugando qui, qua non è ancora asciutto, prepariamo un pochino di colore per l'ombra, qua sotto, per la parte delle foglie. Per l'ombra, sapete che le ombre devono essere di un colore più possibile trasparente. La mia miscela preferita è il blu cobalto con l'acqua di garancia rosa. In questo caso userò il blu polacco dei Renaissance Polska, che comunque è simile veramente a un PB28, quindi un blu cobalto che voi avete, e poi metterò il mio, non mi ricordo se è carminio o no. Allora, siamo un po' troppo sul viola, aggiungiamo un altro pochino di blu. Vediamo se lo vedete. Ma direi che potremmo anche lasciarlo questo colore un po' viola, così che contrasta bene con il giallo limone, viene un po' acido, però lo faremo appena appena più scuro. Okay, I don't know if you can see very well. Anyway, use a mixture of cobalt blue with rosemary where it is in crimson. The most important thing is that the color you use for the shade is very transparent, because we don't want a very dark color, okay? Userò anche un pennello più piccolo. Stai controllando i colori, Francesca. Allora, non ho qua la carta colore, sorry, just wait a minute. So we are by the time, anyway, it's drying, which is something really good for the painting. Okay, so to me, very precise. I've been using this polish blue, which is very similar to coal blue. And then I used, yes, Carmine, which is, I don't have the P anyway, it's very close to a rose madder, or, yeah, something between scarlet or magenta lake, any kind of purplish, reddish color you have. Ok, allora, sorry. Wrong palette. I said that I was going to use this one is round number 8, but it has a very fine point, very fine tip. So let's try to go with this one for the shadows of the leaves. Cerchiamo di fare le ombre. Yes, I think I really like this kind of blue, which is a bit darker, but also yes, a bit more. Vibrant with the one that I usually use. Questo blu è un pochino più brillante, perché di solito mi piace un sacco, che contrasta bene con questo verde un po' acido che abbiamo creato, perché sotto c'è anche come vi dicevo, sono partiti con del giallo limone, che è un colore molto brillante. Ecco qua. Non abbiate paura di andare un po' troppo scuri, tanto poi lo sapete che l'acquarello asciugando guarisce. Don't worry if the color of the shades start to be a bit too dark, because while it's drying, it will become lighter. Possiamo aggiungere un po' di ombra anche qua. We can add a bit of shadows also between, among the leaves, in the foliage. Have another color, so mixing some more. Mixing some more color. E rifacciamo il colore, perché sempre che mi sbaglio dopo anni, ancora non so mai quanto ne devo fare. Ok, chiudo.
Okay, so let's go with the shadow also here. Andiamo con l'ombra anche qua. Sotto la soglia. Now let's go back to our dark brown, chocolate brown with this blue. This mixture of ultramarine blue and burnt sienna. And let's do some stones that we have. Yeah. Let's pick the white areas with the white things that we left. Okay, so if we need to add some really, really dark areas, we can do also adding this dark color here, just to make it pop. In questo modo, diciamo, facciamo un po' risaltare le parti chiare che ci sono sotto e smuoviamo un po' delle zone dove magari sono stati un po' troppo leggeri. E io direi che abbiamo finito. We can call it finished. I mean, you can go on adding details, for example, here, or you can add a bit more texture on your door. Potete aggiungere un pochino di dettaglio ancora alla porta, sempre usando del pennello, un lavoro a pennello asciutto with the dry brush pack, for example, and with the let's try to zoom in. Allora, vediamo se riesco a ingrandire questa cosa. Ok, so you have your flat brush, you have residues of colors, of the green colors that you use, abbiamo il nostro pennello bianco, questi residui di colore. You use the dry brushwork, facciamo del lavoro a pennello asciutto. And you can go on adding a bit more texture on your door. Potete aggiungere un pochino ancora di velature, scusate, alla vostra porta. Potete aggiungere anche qua. Quando la porta è asciutta, ovviamente, perché sennò si bagnano e si perdono. Un qua. Senza esagerare, se no ci troviamo con una porta che è coperta. E qui, come ripeto, potete aggiungere tutti i dettagli che volete per fare il vostro muro più o meno sbeccato a seconda di quanto vi piaccia o meno. Allora, se vediamo di riportarlo qua. Ok? Siete riusciti a seguire? Avete avuto delle difficoltà? Sono delle cose che devo un attimo ripetere? Avete perso qualche passaggio? Giusto per dare un po' di colore. Really just before color. Just to recall the color of the red of the stones also in the very foreground. In modo tale da, insomma, da richiamare un pochino il colore
c'è sul muro anche qua nella parte davanti che potete schiarire, scurire, potete anche metterci un'ombra, se non può metterci un'ombra anche qua, un pochino di ombra, appena appena. Sono tutti i colori che stanno bene insieme, anche perché spesso sono miscelati, diciamo, proprio a partire dallo stesso colore. Sì, rispetto all'immagine un po' più freddo, sì, perché qua avevo un impasto con un po' più giallo, ho aggiunto un pochino di più di giallo ocra. So this color is cooler than this one, which is right, because I used a bit much more yellow ochre while I was mixing this. But you can use, this is anyway, they are both version of something that we call synthetic gray. Sono comunque, diciamo, due versioni di questo verde sintetico, non è un colore che si trova in natura. Questo magari è un po' più tendente al verde salvia. Ma una cosa che non ho fatto, we have a, sorry, I missed a bit, we have a side in shadow of the door, that is here, questa parte è in ombra. Ok, quindi è, insomma, anche quando mischi i colori non vengono mai uguali, due volte lo stesso colore è difficile, però è abbastanza verosimile. Anche qua potete giocare tranquillamente aggiungendo e diminuendo i dettagli, aggiungendo e diminuendo il tono di giallo di fondo oppure no. Ci sono delle altre domande? Have you got any other questions? I don't know if someone English speaking this painting with me. Oh, I read just right now, Google recommends my video. I'm so happy about that. I wish my channel could grow as fast as possible. Non ci sono domande sul dipinto, va bene. Se non c'è niente altro, allora io vi ringrazio per essere stati con me, per aver dipinto con me anche questo pomeriggio. E se invece vi vengono fuori, poi insomma, vi vengono in mente delle domande, delle cose da chiedere, potete come al solito contattarmi su Instagram o su Facebook. Certo che mi puoi chiedere una cosa. Tre colori master Renaissance, mi metti davvero in crisi. Allora, io sto dipingendo utilizzando i colori di Renaissance da un po' ormai e non posso più farne. Allora, di questi colori stiamo parlando dei Godet, Francesca? Sì, direi dei Godet. Allora, io adoro il loro indigo, che è qualcosa di straordinario. Lo sto usando adesso, diciamo, anche per il discorso del Natale e vi faccio vedere solo una cosa per farvi capire la potenza di questo colore. Questo, diciamo, secondo me, spero di riuscire, dove? Qua. Questo, this is indigo by Renaissance. Oh, sorry, scusate. Sono andata a beccare il punto dove ho la tempera bianca. Sorry. I had white brush in it. You see, it's a very rich dark blue. Not as dark as maybe common indigo is. Sì, esatto. Parlo tra Godet e Tubi. Allora, questo è l'indigo. Adesso vedo di trovare un pezzo di carta. Aspetta, Allora, vediamo un po', vabbè, anche se c'è un grappo di uva va bene lo stesso. Indigo, ne basta una puntina,
Vedi come si espande velocissimamente, basta veramente poco e ha una potenza di colore impressionante. So this is one of my favorite, talking about the good day, which is Indigo, and by Renaissance Bofa, which is, you can add just a very teeny tiny drop of color to your wash and it spreads beautifully. And it cover in a very excellent way, and it is one of my favorite color. This is one. Then I love also the earthy tones. Mi piacciono anche le terre. Io adoro la loro terra di Siena naturale, che ha questo colore aranciato. Adoro anche la loro terra di Siena bruciata, che è molto rossa. This is in Siena, and I really like it because it's very reddish. When you want to create, for example, the cool but warm sky in winter, you can mix Naples yellow. Allora, se per esempio voglio creare il cielo d'inverno al tramonto, che è un cielo freddo ma comunque che diciamo non ha del cuore, basta un pochino di giallo di Napoli. E poi ci aggiungiamo un pochino di questa terra di Siena bruciata, vedete? C'è questo colore rosa morbidissimo e praticamente ha questa tinta sul cielo che è molto calda. Qui addirittura anche più scura che fa quasi tramonto. Sì, questi tre sono veramente una palette straordinaria e sono tra i colori che amo di più in assoluto. Vedete, adesso facciamo finta che questo sia un tramonto. Possiamo andare su e schiarirlo e poi prendiamo il nostro indigo, lo scendiamo e lo sfumiamo e abbiamo questo paesaggio serale. È molto molto bello. Quindi questi poi in realtà io adoro anche i rossi, per esempio il carminio che ho usato prima. This is calming and it's something that I really love. It's so shiny, so beautiful. I love also the what is vermilion. Mi piace molto anche il rosso vermiglione. Adesso il mio è un po' sporco, però questo colore bellissimo che si sfuma è proprio qualcosa di straordinario. E sì, direi che poi amo il giallo indiano, amo l'ocra rossa, però diciamo questi tre sono proprio quelli che sono nelle mie corde. E poi per quanto riguarda i tubi, invece adesso ti prenderò i tubi. So these are my tubes. Let's say that we do this. Okay, so okay, about the tubes, I would say that I love the same color, not exactly the same color, but these are my favorite. And what is ultramarine? No, blue violin. Who is that? No, sto cercando i tre colori. Perché anche tra i tubi ne ho comprati a carrette. I bought a lot of tubes and I love them all. Really, I really like this brand like no other. Allora, di questi, il cadmio Bordeaux, il bruno Van Dyck e il verde cobalto intenso. Allora, io ho il bruno Van Dyck, mi piace molto, è molto coprente in godè. È il
dei tubi, il cadmio bordeaux non ce l'ho e non ho neanche il verde cobalto in te. No, il verde cobalto, no, il verde cobalto non ce l'ho. Ho un altro colore che mi piace molto, perché mi piacciono tutti, che è elio turchese. Ma mi piaceva farti vedere adesso i tubi. Vediamo se trovo un altro punto nel taccuino, vediamo un po' se c'è qualcosa qui che posso usare. No, vado indietro, direi che mi posso fermare qui. Sì, i grano non ho moltissimo, sono molto belli. Allora, i colori qua, anche qui, mi piacciono tantissimo. Questa è la terra di Siena naturale. Sulla Siena, Renaissance Posca in tubes, and I really like this color because it's very soft and warm. Poi adoro, ma proprio visceralmente, l'ocra rossa. This is red ochre. And I really like it because it's very similar to burnt sienna. Mi piace anche la loro terra di Siena bruciata, mi piace la loro terra di terra d'ombra, anche di Damatti, ma questa ocra rossa per me è straordinaria, ha ottimi colori. Yes, they are very, I love this brand. It's something that I really love, the way the color spreads, the color mix. It is so, they are very deep, well granulating. And this one is red ochre, and it's something that I really love because it's so powerful, so full of life. I don't know how to say. Then I love ormolin. Ormolin, to me, it's the most beautiful yellow ever. It's something, it's really shiny. This is allora, l'aurolina. Per me, cioè voi direte, ma è un giallo come tutti gli altri, non lo so, per me, lo vedete qua, i miei acquerelli, è qualcosa che brilla veramente. Quindi anche qua abbiamo la nostra palette, aureolina, ocra rossa, e poi per il blu ti faccio vedere un blu che non ho ancora mai usato, ma che mi piace terribilmente, che è Aidan Trene Blu. And then I have, sorry. This is Cobalt Blue, which is one of my favorites. But I wanted to show you Idem Throne Blue. Because it's really amazing. Questo colore, guardate che potenza. È molto simile all'indigo di prima. I don't know if you can see it, but it's very powerful and it is something that I really love. So if I had to buy just three, I would buy Iranprone Blu, Red Ochre, and Aureolin or Rosena. Ma come vedete, se vi faccio vedere quanta roba ho comprato, i primi tre colori che mi hanno regalato di Renaissance, me li ha regalati mio figlio un anno fa, esatto, più o meno, per il mio compleanno, sono stati terra di Siena naturale, terra di Siena bruciata e blu cobalto. E sono da lì, non sono, sono, sono tornata in negozio e penso di averlo svaligiato. Questa è la terra di Siena in tubo. This is per, sorry, scusate, this is burnt sienna in the tubes. As you can see, it's more brown, it's more, it's very warm, è un colore molto caldo, molto bello, ma è più tendente al marrone. Ci sono tante altre marche di acquerelli che fanno una terra di Siena che in realtà è più simile a questo colore, che sarebbe quello giusto, ma a me piace da matti, la loro ocra rossa, io non so cosa dirvi, è un colore che veramente mi ha
mi ha rapito, anche perché quando lo avendo questa componente rossastra, quando lo mischio, voi avete visto che io spesso uso il blu oltremare e lo mischio con dell'ocra rossa o scusate, con della terra di siena bruciata per avere questo colore grigio-violetto e a volte mi basta mescolare questi due per ottenere un colore meraviglioso anche come sfumature, anche perché poi un po' granula non si separano, quindi non c'è, cioè c'è molta, diciamo, molto colore che viene fuori, che arricchisce il dipinto, senza bisogno di aggiungerci niente altro, cioè non devo aggiungere delle puntine di rosso, per esempio, eccetera. Mi proprio già basta calibrare la miscela dei due e ottengo già il colore che voglio. Quindi direi che se volete partire veramente con un colore molto, cioè una palettina molto basica, con tre colori che poi miscelate, più o meno vi danno tutti i colori che volete, questi tre in tubo per me sono straordinari. Prego, you're very welcome. So this is my experience. I love these colors. My son bought me three colors last year for my birthday. He bought me Rose Sienna, Burnt Sienna, and Cobalt Blue because he knows that they are my main palette. And then I went back to the shop, to the local shop, bought everything else because I fell in love with this brand of colors. To me, they are fantastic. They are honey-based. They spread very easily. They granulate also, and one of the things that I love is that when you mix, for example, this blue with this red ochre, you get all the shades of brown, aubergine, gray color that you want, just adding a little bit more of one or the other, and they are extraordinary. And as you can see, the color is very vibrant. Colore molto molto brillante. These are all made with Renaissance colors, so, sono tutti fatti con colori della Renaissance and as you can see the color is very vibrant. Colore molto molto brillante. Ok. Se non avete delle altre domande, io vi saluto veramente questa volta. O ci sono delle altre curiosità, ci sto molto più volentieri a chiacchierare con voi. Avete un po' anche tutto il pomeriggio e anche fino a domani. So, have you got any other questions? Would you like to ask me something? Aspetta, qui no, sì, mi fa tanta compagnia la sera, se no mi addormento sul divano. Grazie a voi di cuore. So, thank you so much for joining me today and thank you so much also for painting with me. I'm curious to see your green doors and if you try to paint that, please tag me on Instagram and I will repost, of course, your work in my story because it's a great emotion and a great honor for me to see your works. Come al solito, se provate a riprodurre oggi abbiamo fatto il portoncino verde, taggatemi pure nelle storie, poi io lo ricondivido nelle mie e per me è sempre una gioia immensa, un onore, non so come esprimermi, però veramente è una sensazione, un'emozione straordinaria quando vedo i vostri lavori, insomma, facciamo insieme. Ok? Francesca, non rompi, insomma, è una piacevole aggiunta alla nostra community, anzi, un elemento distintivo. Tutti voi, è veramente molto, molto carini. E anche molto pazienti nei confronti. Allora, se non ci sono altre domande, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro uno splendido sabato sera e una buona domenica. So, if you have no questions, thank you for joining me and have a special Saturday night and I wish you a very pleasant Sunday. See you soon on this channel. Ciao! Buona serata, un bacio a tutti!
Great kiss to everyone. Bye.